Positano News si trova oggi con Carlo Sassi, ex sindaco di Mita, che ultimamente ha assunto un ruolo molto critico nei confronti dell'amministrazione di Trapani. In particolare lei ci stava dicendo il personale, cosa nello specifico? Allora, nello specifico è stato trasferito il geometra Cacace dall'ufficio urbanistico Ottavaria all'area di vigilanza, pare perché debba fare l'inventario dei segnali stradali. La cosa in se stessa, voglio dire, potrebbe anche essere necessario un supporto di un tecnico, ma è stato fatto il provvedimento prima firmato dal segretario comunale e poi dal capo dell'Ottavaria, ingegnere Russo. Il regolamento comunale dice molto chiaramente che quando ci sono dei trasferimenti di mobilità temporanea tra aree diverse c'è bisogno di un decreto del sindaco. All'interno della stessa area invece provvede il capo area. Quindi, a dire delle regolarità amministrative, questo porterà un beneficio o un danno economico alla collettività? Io credo che porti un danno economico. Perché? Perché nello stesso tempo l'ingegnere Russo, capo dell'Ottavaria, ha fatto una lettera di richieste di personale, tra cui un geometra, è un amministrativo con laurea in giurisprudenza. Allora l'amministrazione ha colto la palla al balzo e ha incaricato l'avvocato Astarita, la Paola Astarita, per una consulenza da dare all'Ottavaria sul regolamento che è stato fatto per gli abusi edilizi. A prescindere che quel regolamento fatto da tutti gli uffici tecnici comunali è chiarissimo e caso per caso indica che cosa fare, e quindi ci sta questa contraddizione: da una parte si sposta un tecnico, dall'altra parte si chiede un tecnico per carenze di personale degli uffici. Mi pare quasi che sia stata fatta apposta. Oltretutto qualche consigliere malizioso faceva notare che l'avvocato Paolo Assarito, notissimo avvocato penalista e brillante, è la ha difeso sia il sindaco che l'ingegnere Paolo Damai nella strada, nel provvedimento per la strada di Alberi. Quindi c'è stata qualche piccola cosa che non si capisce. Chiaramente questo nulla contro l'avvocato Assarito, però stiamo parlando delle spese che può affrontare il comune di Mita. A parte questo, ultimamente si è parlato molto della vicenda del Gesù e Mare di Tito, almeno nel Corriere del Mezzogiorno, quindi si parla di un'ordinanza firmata o non firmata, di un ricorso al TAR. In effetti questa nomina vista dall'esterno sembra quasi fatta apposta per prendere tempo sulla vicenda, perché la nomina è specifica per dare consulenza sugli indirizzi che sono approvati con la delibera consiliare numero 3 del 2012, e quindi sembra quasi, ripeto, che si voglia cercare dei motivi per prendere tempo. Per il ricorso, se c'è ricorso al TAR, diceva Di Martino, parlava di un'incompatibilità. Se c'è un ricorso al TAR, ricordiamo, è stato riportato al Corriere Mezzogiorno, Corriere della Sera, su dichiarazione di Tito, quindi non abbiamo carte e documenti in questo momento. Allora, per il ricorso al TAR, questa fattispecie è regolamentata in questo atto di indirizzo. E in particolare l'atto di indirizzo prevede che si sospendano le operazioni se c'è un ricorso al TAR, per evitare eventuali, diciamo, danni al comune nel caso di accoglimento del ricorso. Però precisa che in questo caso l'interessato debba effettuare un'istanza di prelievo e chiedere la discussione del ricorso, e se non lo fa l'interessato lo deve fare l'ufficio. Quindi bisogna sapere adesso se è stata fatta questa istanza di prelievo o se l'ufficio si è attivato. Quindi senza istanza di prelievo non c'è incompatibilità, no, se uno non la fa mai, quindi fa solo il ricorso al TAR, quindi non rimane incompatibile. No, non credo, perché poi in effetti lui non è il diretto, l'amministratore diretto, là l'ha fatta l'amministratore, che credo sia la madre, quindi diciamo non c'è il rapporto personale. Questa guerra con Di Capo come la vede? La guerra con Di Capo mi sembra un'altra di quelle cose per cercare di una guerra di posizione, per cercare di posizionarsi meglio all'interno dell'amministrazione.
l'asilo, ci sono alcuni dipendenti che temono per i loro stipendi. Cosa vuol dire a queste persone? Sull'asilo i dipendenti giustamente temono lo stipendio, ma purtroppo la situazione è una situazione vecchia, preesistente al mio insediamento. Quando io mi sono insediato scrissi una lettera riservata al sindaco e all'amministrazione dicendo: alle condizioni attuali devo chiedere lo scioglimento dell'ente alla regione, altrimenti mi dovete dare delle disposizioni e mi dovete dire che fare. Credo che sia necessario vendere i beni di alberi, questo lo dissi prima dell'insediamento. Adesso la pratica per la vendita dei beni di alberi in questo momento sta un po' in stallo, in quanto si aspetta una lettera della regione, e credo che dovrebbero sollecitare questa pratica. Prossime elezioni, che come vedi per lo scenario? È abbastanza cupo, non lo so. Prossime elezioni, allora io ho costituito un comitato civico che aperto a qualsiasi indirizzo politico e a iscritti o no a movimenti o partiti politici. Questo comitato civico propone di effettuare preparare un programma amministrativo condiviso da presentare in sede di elezioni. Quindi partiamo dal programma, cosa vogliamo fare, e poi andiamo a vedere. Finirà normalmente il mandato Trapani, secondo lei? Io credo di sì, come sempre, insomma, stentatamente, ma finirà. Vabbè, ringraziamo il dottor Sassi per Positano News, grazie.